Se posso, vorrei sottolineare un aspetto molto importante che dà grande attualità anche al libro, è che tutto il movimento della suspense si muove intorno a degli incidenti stradali. Esatto. Un tema che purtroppo oggi sta sulle pagine dei giornali, è capitata da poco la disgrazia di questo bambino sfortunatissimo investito, e il motore appunto è molto spesso del tuo libro trae spunto da incidenti stradali. Sì, esatto, questa è una tematica alla quale sono molto legato, anche se non ho avuto insomma, dirette esperienze, però la sento veramente forte perché appunto non c'è, le pene non sono commisurate ai comportamenti, secondo me, in questo ambito, tant'è che alla presentazione del romanzo è stata presente in forma ufficiale anche l'Associazione Nazionale Familiari vittime della strada, che tra l'altro ha in programma una serie di iniziative volte proprio alla sensibilizzazione, ad una guida molto più responsabile di quanto non sia oggi, sia nelle città che fuori dalle città, con insomma, i fenomeni quali le stragi del sabato sera, ma non solo, perché in realtà gli incidenti gravi avvengono tutti i giorni, quindi non vorrei che poi sembrasse soltanto un segmento di popolazione interessato da questi drammi, ma non è proprio così. Anche andando in giro in città, attraversando sulle strisce, camminando sul marciapiede, si possono correre dei gravi rischi, e quindi chi si comporta così, si comporta in maniera criminale, va assolutamente, deve partire dal basso, proprio una, secondo me, una forza che arrivi piano piano, culturalmente, con la forza delle idee, a cambiare questi comportamenti. Però, diciamo così, l'assassino del tuo libro non è casuale, mi sembra, che lui... No, questo non è casuale, questo si tratta chiaramente di fiction, quindi non è un saggio, e viene inserito questo aspetto all'interno di una trama che è molto nera, è molto... c'è molto thrilling dentro, e quindi in maniera indiretta che avviene, che questo aspetto viene trattato, quindi mi interessa però l'argomento perché lo ritengo veramente importante. A me è piaciuta molto anche la strutturazione del libro, questi siparietti, chiamiamoli così, tra i due personaggi, il buono e il cattivo, il poliziotto e l'assassino. Sì. Mi è sembrata anche una costruzione molto cinematografica. Sì, no, hai colto nel segno, perché quest'opera nasce come trattamento cinematografico, tant'è vero che aveva accolto l'attenzione di un'importante casa cinematografica, e che ha anche una casa editrice, e che poi per una serie di motivi, diciamo, questo contatto non è andato in porto, però speriamo che in un futuro Asma veda anche la luce sotto questo punto di vista. Eh sì, perché i film che parlano di stragi su strada o di killer stradali ce ne sono, insomma. Ricordiamo, anche se non era proprio una storia di killer, Crash di David Cronenberg, esatto, in cui c'era questo culto della mutilazione, sì, da incidente d'auto, ma ci sono stati anche Highway Man e così via, insomma. Sì, sì, alcuni... Ah, scusa se ti interrompo. No, assolutamente. Ricordiamo anche Duel di Spielberg, Duel, per dire, il top del riferimento alla suspense. Sì, ripeto, diciamo, gli incidenti sono una... cioè, il plot è un thriller, però ci sono tanti aspetti, ecco, viene descritta molto bene, cioè viene descritta approfonditamente anche l'atmosfera nel quale questo si svolge, che è una Roma un po' nera, una Roma un po' oscura, una Roma che viene vista dal basso, e che quindi spero che chi ci vive o chi anche non conosce Roma ci si può rapportare con interesse, diciamo. Quindi io suggerisco di andare a cercare nelle librerie, sì, Asma, Catap Edizioni, Stefano Lazzarini, perché è veramente una scoperta, quindi un piccolo suggerimento di Iceberg. Come suggeriamo un'altra cosa, adesso Paolo vedilo insieme a noi, un cortometraggio della scuola di cinema, Matrioska. Io prima di dare la palla al cortometraggio saluto Stefano, ma solo momentaneamente, perché lo obblighiamo a rimanere con noi anche nella seconda parte della trasmissione. Matrioska, scuola di cinema di Roma, via Panisperna, quindi l'opera di due giovanissimi registi, Mirko Virgili e Samuel Masi. Vediamocelo insieme, un tema
molto forte, una morte apparente per droga. Eccolo. Che stai facendo? Perché? Tu lo fai sempre. Devo andare un po' con papà. Ma che cazzo dici, papà? Vai a dormire, che hai fatto solo un brutto sogno. Vai. Ma cambiamo decisamente pagina, ancora emergenza droga. La scorsa notte in una camera d'albergo del litorale romano è deceduto il 25enne Aldo Carboni, secondo i medici per un overdose di cocaina. Attualmente in stato di fermo alcuni suoi giovani compagni, i quali verranno presto interrogati dal magistrato. Brutto sogno. Brutto sogno. Brutto sogno. Sconvolgerà l'ambiente del calcio. C'è stato un clamoroso fallimento della Società Sportiva Lazio. Stavo aspettando. Dove sono i miei amici? I tuoi amici sono andati via già da un pezzo ormai. È uno scherzo, vero? Vedi quella matriosca? Quella matriosca sei tu. Sei il sogno di un sogno. La gente pensa che tu sia morto. Non riescono a svegliarti. Non sapranno mai che sei ancora vivo. E quando tu lo scoprirai, sarà troppo tardi. Dove sono i miei amici? I tuoi amici sono stati portati via dalla polizia. Sono stati molto più fortunati di te. Sei incastrato proprio qui. Dove sono i miei amici? I tuoi amici ti hanno lasciato questo.